Buongiorno, sono Luca Parmitano, benvenuti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Oggi è domenica e quindi mi concederò un pranzo particolare, tipico italiano, proprio per dare anche un po' l'idea di cosa si può fare a bordo della stazione. Quindi oggi inizierò con delle lasagne, eccole qua, che dovrò scaldare, sono già pronte, dovrò scaldarle nell'apposito scaldavivande. Come secondo avrò dal menu comune della stazione avrò del polpettone, eccolo qui, che dovrò scaldare, e poi avrò dal mio menu particolare della caponata che dovrò preparare invece reidratandola. Dal menu normale comune della stazione dei pomodori con carciofi, quindi qualcosa che si potrebbe trovare su una tavola italiana, e per finire come dessert del tiramisù, sempre da reidratare, e non sarebbe una domenica senza un espresso. Purtroppo qui a bordo della stazione non ce l'abbiamo, per cui abbiamo invece dell'espresso con del cioccolato attorno, che è la cosa migliore che possiamo fare. Iniziamo proprio con la caponata e i pomodori che dovremo reidratare. Quindi ci spostiamo nella stazione di reidratazione, che è proprio sopra di me. Quindi adesso io ruoto qui, mi stabilizzo, poso con del velcro le vivande che dovrò semplicemente scaldare o che sono già pronte, e comincio a reidratare. Quindi ci sono le istruzioni: 30 ml di acqua per il tiramisù. Quindi il tiramisù lo inserisco, ecco qui, prima 25, e 5, e lo mettiamo nel frigorifero. Questo è un frigorifero che era stato creato in realtà per degli esperimenti, ma adesso è libero, lo utilizziamo anche per le nostre vivande. Continuiamo con i pomodori e con carciofi, 100 ml di acqua calda, che selezioniamo, eccolo qua che si reidrata. E per finire la caponata, che richiede 50 ml di acqua calda, ed eccoli qua. E adesso questi sono, fra qualche minuto saranno pronti, e nel frattempo andiamo a scaldare le vivande. Quindi ci spostiamo da un'altra parte, torno nella mia postazione, il tiramisù si prepara, e ci spostiamo qui dove è presente il nostro scaldavivande, dove inseriremo le nostre lasagne. E il polpettone. E mentre ci sono, per mantenerli caldi mentre si reidratano, inserisco anche il contorno e la caponata. Fra qualche minuto saranno pronti, e quindi sarà il momento di augurarci buon appetito. A dopo!